Ciao a tutti, ragazzi. Voi non, ave non avete idea di che cagata stavo per fare? Nel senso che ero, ehm, ero convinto di aver fatto partire la sigla, ma per un minuto, per una frazione di secondo, ho detto cazzo, magari mi sono dimenticato, e sono appena passato di qua con giù i pantaloni perché sono appena andato a pisciare. Quindi sono appena rientrato in casa dopo un acquazzone. Che mi ha stimolato ulteriormente la vescica. Quindi avete quasi rischiato? Sì, di vedermi con le chiappe al vento, ma anche di vedere il canale bannato. Chi c'è? Chi c'è? Wow, cazzo! Eccolo! Ciao Robertino, grazie, otto mesi, Ale, ah, poi c'è Marco, Pancamonion, Gianluca, Gabbo. Eh, Splatform, Ale Ferreri, ciao Ale, ciao Stefano, ciao Rick, ciao Sherlock, Splatform, Xenmas, Ale Ah beh, nulla che non abbiamo mai visto In effetti qualcuno di voi è tra i prescelti che mi ha già visto con le chiappe all'aria Com'è sto Zelda per te? Guarda, non ho ancora parlato, proprio anche qui a Bergamo piove di brutto Ciao fare, dove andare Perfetto Trappolozzo sesso, ok? La terza gamba Uh, ciao a tutti ragazzi. Allora, tiriamo subito dentro Cristian, il bel Cristian. Tac. E... Tac. E... Ale... Ale un cazzo! Ale! Sh aspetta eh Ale lei! non ti si vede Perché non ti si vede Cristian A lei! A eh A lei! Trick, track, trick. Trac! Così ci siamo! Perfetto! Ciao Come stai Cristian? Bene te? Bene anch'io! Sì, sì, tutto ok! Aspetta eh, che ingrandiamo anche l'area, visto che hai un po' di scarto laterale. Perfetto, ora sì! Perfetto! Ciao Al a tutti! Allora, Cristian, andiamo subito a bomba sull'argomento non tanto del giorno quanto del momento di questo del periodo momento. storico particolare di Cosa vogliamo parlare dello showcase? ma No, figa si parla di Zed. Si parla di Zed naturalmente. Allora tu ce l'hai dal day one, giusto? Io ce l'ho dal day one. E ti sei già sparato quante ore? Pezzo e... di me, e, 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 scherzando, sarò su a quarantina. Vuol dire che hai fatto un, in media 5 ore al giorno, un po' di meno, pra... 4. evitando di. Evitando di cagarmi addosso quando ho capito, sì, sì, veramente un uomo fecale. Un uomo fecale, sì, sì, sì. sì. Benissimo. Però, vabbè, perdita eh... ci può anche stare. Partiamo dalle premesse. Opinioni su Breath of the Wild, opinioni sui trailer che via via nel corso di questi anni hanno accompagnato l'annuncio fino all'arrivo del, del gioco vero e proprio nei negozi. Ma allora, Breath of the Wild, per me, lo sai, è stato. Il gioco, probabilmente quello che ha rivoluzionato, e poi da lì bagnato il naso a, a tutti gli open world da Breath of the Wild in avanti, diciamo che ha fatto scuola. Tanto è vero che eh, si è dimostrato che eh, diciamo che è stato l'open world più rivoluzionario in termini di <coughs> gameplay e giocabilità l'accessibilità ecco eh, io l'ho giocato anche l'ho rigiocato anche di recente, sì, recente sì. cioè, eh, l'ho giocato un anno un annetto fa un annetto fa avevo voglia di zed l'ho rigiocato e sì. ho ritrovato gli stessi feels di quando l'ho giocato la prima volta ecco quindi chiaramente eh la memoria c'era e eh, quindi non, non c'era più la sorta di scoperta di, della prima run ma diciamo che lo gioco sempre molto volentieri forse è, posso dirlo con tranquillità probabilmente il mio gioco preferito di tutti i tempi per adesso mm. sì, 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 sì. figa però è, è, è abbastanza eloquente questa cosa perché per quanto io capisca che possa essere il tuo, il tuo gioco preferito di sempre come lo sarà sicuramente per, per, per molti altri videogiocatori, però addirittura rimettermici a giocare alla nostra età, diciamo, soprattutto in previsione di un'uscita di un gioco eh, di un seguito che a naso comunque sarebbe durato altrettante ore se non di più, come sembra come sembra durare Tears of the Kingdom. Minchia, complimenti per la voglia. No, più che altro non avevo, rispondendoti poi alle domande successive... Sì? In realtà con i trailer che ci sono stati Tra l'altro Nintendo è stata anche La classica Nintendo che ha presentato I trailer di Breath of the Wild lo stesso giorno dei trailer di Gameplay Di God of War E tipo non ce ne frega un cazzo Di Console War o, o altro Noi tiriamo dritto per la nostra filosofia E vaffanculo E ci sta mm. Ma non avevo così aspettative Proprio perché Trovavo difficile nella mia testa di poter fare di meglio di Breath of the Wild. Mi aspettavo come penso tutti e come chi non l'ha giocato in questo momento sta dicendo: un discorso del tipo e eh vabbè sarà un Breath of the Wild DLC, DLC portato su Switch, cosa che assolutamente poi non si è, non si è dimostrato. Ma uh, io eh, per quanto. Se, se siete sul, qua sul canale da, da un po' eh, io questa concezione qua del eh, Tears of the Kingdom DLC io non l'ho mai avuta cioè la mia preoccupazione è che era che eh, tutto quello che mostrarono nel corso degli anni nel corso dei video eh, nei video di gameplay nei trailer eccetera fosse effettivamente ciò che mi Sarei ritrovato in mano, ma che comunque sarebbe stato un diciamo come diciamo sempre: more of the same. Quello mi preoccupava. Mm. Ma cioè, nel momento in cui uno mi dice DLC, io penso a un capitolo uguale più breve. E questo, sinceramente, io non l'ho mai pensato. Più che altro, ripeto, mi aspettavo un qualcosa di già visto, che in parte è anche difficile. Comunque sia descrivere Tears of the Kingdom perché comunque se a uno che ha già giocato Brawl of the Wild a uno potrebbe dirti vabbè ti ritroverai tra tranquillamente <coughs> bene perché comunque l'atmosfera è quella lo stile grafico è quello eh, però hanno messo queste meccaniche nuove di gameplay che in un certo senso lo vanno, a, vanno a migliorarne ancora di più la formula quindi, comunque, aspettative non è che ne avessi tantissime. Mi aspettavo comunque uno Zelda, avevo voglia di uno Zelda, vado a prenotarlo ed effettivamente ci ho sparato giù 40 ore tranquille, eh, complice anche il weekend, complice anche la moglie permissiva che me lo fa giocare, eh, e devo dire di non essere al momento deluso, anche perché, insomma, le mi ha ridato un po' le stesse sensazioni, ovvero che da un punto A a un punto B io ci possa arrivare in n modi e questo a me ludicamente piace. Perché questo è proprio la potenza di eh, sia di Breath of the Wild che di questo gioco di conseguenza. Cioè non è tanto, cioè non è solo il guardarmi attorno nell'ambiente di gioco e rendermi conto di quante... E cose possa fare, ma anche soprattutto in Tears of the Kingdom, nello specifico nella risoluzione di enigmi o nel, nell'approccio ad una determinata eh, missione la libertà che ho nella, nel poterla affrontare. Sì, cioè. Banalmente il, con la ultramano, la, la, mano, la mano grossa, mm -hmm. cioè puoi andare a costruire determinate cose che ti permettono di osservare la zona dall'alto, creare una barca per attraversare un fiume, un lago, quello che è, eh, ci cioè puoi andare a piedi e... Andandoci a piedi comunque si raccogli roba, parli con NPC vari, c'è sempre comunque qualcosa da fare, è incredibile da quel punto di vista, hanno fatto comunque no, qualcosa di eccezionale. Mm. È un gioco da 10? Oh, figa, subito il carico da domande, intanto ringrazio Giullabis che si è iscritto per 18 mesi. È un gioco da 10? No, figa. Cioè, se no, partita, de... partita Breath of the Wild. Breath of the Wild era da 10: Breath of the Wild era da 10. Perché ha rivoluzionato la formula, perché per l'impatto che ha avuto anche eh, sugli open world, mm. ma anche su il mercato, su, su qualsiasi cosa, a livello di vendite, quello che ha portato anche il dopo, perché poi secondo me, è quello. Su dove vai a mettere l'accento, su dove vai a mettere 10 che da lì in poi hai messo comunque sia di fronte a te uno standard difficilmente poi eh, evitabile. Ti sto dicendo migliora la formula, però la sensazione di déjà de vu è forte comunque. Posso dirlo, figa, a, a, a conto di essere crocifisso, io quest questo miglioramento non lo vedo ma non è una cosa negativa quella che sto dicendo, cioè io vedo delle variazioni da Breath of the Wild che sostanzialmente sono eh, in primis i poteri, in secundis il fatto che eh, esplori a diversi livelli la mappa di gioco, no? Ma sì. non posso parlare di miglioramento, io parlo di eh, cambiamento, ok? Mm. Cioè... Mi, per assurdo il miglioramento ed è una cosa che probabilmente non avrei apprezzato, sarebbe stato nel momento in cui tu mi dai tutti i poteri dal primo più questi. O perlomeno vado a naso, perché ecco. io per adesso non li ho ancora. Quelli del primo gioco e non credo di, di, di ottenerli. Ah, senza, senza fare spoiler, mm. eh, io mi aspettavo questa cosa. Mi aspettavo che ci fossero i poteri di Bretton the Wild. Più i poteri nuovi. nuovi mo, insomma, che, che, and, che andassero a migliorare l'esperienza. Quando mi sono reso conto che praticamente ho, avevo quei tre, ho cominciato a ragionare anche in maniera diversa da, eh, da Bretton The Wild. Determinati approcci che prima potevo fare, adesso non li posso più fare, ne posso fare altri. Riesci a fare qualche esempio?

adesso io questo non lo posso fare però posso utilizzare l'oggetto legato alla freccia che mi permette di attirarlo e faccio una un, un, mi muovo diversamente non so okay. se si sì, sì, sì. se sono riuscito a spiegarmi senza fare spoiler perché comunque sì, è complicato sì, sì. Eh, però se andiamo a prendere la quest eh, di riferimento di cui ti sto parlando è la stessa che c'è in Breath of the Wild la stessa e cioè, quindi, però me la fai in maniera diversa. Quindi c'è questo miglioramento. Che secondo me, insomma, il fatto che Z mi deve in, meno questi due capitoli mi devono fare ragionare un pochettino. E se poi. Il mio ragionamento porta comunque a una soluzione e quindi dico: Ah, cazzo, sono stato bravo. Quella è la soddisfazione che mi porta nel gameplay. Mm. E per questo che dico che secondo me Zed è anche difficile per chi non l'ha giocato. Spiegarsi e, e, e far capire il concetto, cioè, banalmente, mia moglie si rompe i coglioni a guardarlo a guardarti. A, a guardarmi il giocarlo. Questo uomo vorrei cambiare. Esatto, dice, boh, ma che cazzo stai, cioè, stai andando avanti con la parallela da 30 minuti, hai rotto il cazzo, come fai mm. a trovare divertente questo gioco? Top, provalo. E cioè, è, 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 è effettivamente il gioco è divertente, perché ah, ma posso fare questo, ah, ma posso fare quello, ma se faccio questo, capito? Un mio amico è passato a trovarmi. Lui, ehm, mio grandissimo amico, per carità, a volte prendere il calcio nel culo, stiamo sul Vago. A volte devo prendere il calcio nel culo. Mi dice: Cazzo, però il frame rate è veramente una merda. Figa! Certo che è una merda! Ma hai provato il gioco? No, provalo! Cazzo! È divertente! Ah, ok! Cioè, forse è quello su cui bisognerebbe puntare un po' oggigiorno, perché è vero che siamo. Cioè, per esempio, ti facevo l'altro giorno l'esempio su Telegram, ne abbiamo parlato, no? Sì, c'è diciamo la... anche questa Hold... piccola premessa, che esatto. eh, nel weekend praticamente io e Christian ci siamo mandati dei, dei vocali infiniti, tra l'altro anche conditi di apprezzamenti dal punto di vista sessuale, poi però abbiamo detto, esatto, scusami, no, ma che cazzo stiamo continuando a mandarci messaggi? Cioè, facciamo una live e parliamone direttamente. Live, ne, ne, ne chiacchieriamo. Comunque ti dicevo, quando è uscito Redfall per Game Pass, no? Mm. Vado a vedere le recensioni boh, disastro, boh, mi aspetto una merda, però quanto, quantomeno è gratis su Game Pass. La notizia che ha fatto forse più clamore è stata quella che il gioco è uscito a 30 fps anziché a 60, che ci può stare, perché comunque è un fps, quindi ci può stare il fatto che tu mi aumenti a 60, ma il gioco oggettivamente è divertente oppure no? No, non è divertente. Questo l'ho sentito dopo questa cosa. Mm. Mm, un, Breath of the Wild, secondo me, eh, sì, of the Kingdom, secondo me, eh, fosse stato a 30 fps fissi, non sarebbe stato un problema. Problema che va anche sotto. Cioè, mm, io non so dove sei in questo momento, ma io sono in una, una parte... In cui sta veramente facendo fatica e perché ci sono tanti elementi a schermo. Perché ci sono tanti nemici? C'è stata una boss fight che l'ho trovata Cristo di un atroce terribile, ma non perché fosse brutta, perché comunque è sempre, è sempre Zelda, è sempre divertente. Ti approcci in maniera diversa. Io mi sono messo lì con l'arco, gli ho sparato 18.000 mine. Alla fine dei boss sono andato giù. Però, tra tutti gli elementi a schermo, i particellari e quant'altro, grattava da morire. Mm. Ed ero su con i doc. Mm. Non avevo importati. Cioè, importate, che non ho ancora provato. Mm -hmm. Perché secondo me è ancora peggio la situazione. Poi, magari lo pecceranno e quant'altro. Però, secondo me, è una cosa da tenerlo in considerazione. Questa a livello di voto, Ma Quando secondo me, ecco, bravo, è quello dove volevo arrivare: cioè. Questa cosa qua è una cosa da tenere in considerazione esclusivamente a livello di voto oppure anche um, è una cosa da dire nel momento in cui tu vai a consigliare o non consigliare questo, questo gioco a, ad amici, a, ad amanti, eccetera. Guarda, allora, da quello che ho letto su, su molti che gli ha dato 10, ho, visto, ho letto tra i contro una roba del tipo è un miracolo che giri su switch ho capito che è un miracolo che giri su switch però c'è merda cioè, eh, questo è secondo me è da tenere in considerazione nel momento in cui tu lo consigli ad un, ad un amico cioè No, dipende dal giocatore, cioè io un po' come te: se girate lento a 60, cioè me ne fotte sega. Quando però va sotto la cosa, gli diventa invalidante, gli diventa un problema cioè io, vabbè, poi la critica secondo me lascia anche un po' il tempo, uh, il tempo che trova, perché comunque ricordiamo che hanno dato 9 a Cyberpunk e chi ha comprato Cyberpunk su Playstation 4 al lancio va la a nel il culo, c'è cioè, anche da dire questo mm, eh, il fatto eh, è proprio questo secondo me che origina tante discussioni interessanti secondo me che stiamo affrontando eh, proprio in questi giorni qua cioè eh, io parto dal presupposto che è un gioco che mi sta piacendo tantissimo e che maledico me stesso, anzi, maledico mia madre per avermi cagato fuori nell'81 e non vent'anni dopo. Perché vorrei avere 20 anni adesso, no? A 21, quello che è. E, e quindi avere molto più tempo per poter eh, giocare quanto vorrei a questo gioco. E invece sto andando avanti a spizziche bocconi, come si suol dire. E. Il gioco mi sta piacendo moltissimo, ma trovo, come dire, anacronistico oggi, nel 2023, non eh, citare delle, eh, delle situazioni che secondo me sono fuori tempo massimo. Cosa vuol dire? Che mi sta benissimo il fatto che Nintendo abbia deciso di, eh, di far uscire il gioco per Switch e non per Switch 2, perlomeno per adesso. Mi sta bene il fatto che la critica eh, dica che è un miracolo che giri su Switch. Sì, ma come? Cioè sono tutti elementi e io stesso l'ho fatto a partire da sabato scorso quando ho cominciato a mettere le mani sul gioco, cioè ci sono degli elementi non solo dal punto di vista tecnico, diciamo, quindi il frame rate in primis quanto anche i menu, la complessità nel navigare nei menu, eccetera, che oggi nel 2023 secondo me sono fuori tempo massimo. Ora, è giusto che la gente lo sappia, è giusto che la gente sappia queste cose qua prima magari di andare a comprare il gioco, poi se sei disposto, come me che sto apprezzando il titolo, a bypassare queste cose qua, va bene, altri magari no. Quindi il 10 che multiplayer da, che every eye ha, che IGN da, che tutti quanti danno. Ok. È un gioco che consiglia a tutti, perché credo che sia quello il significato del 10 dato a un videogioco. Cioè, è un gioco che potrebbe piacere a tutti. È un gioco che tutti magari dovrebbero giocare. Sì, ma. Questo voglio dire. Qual è secondo te la differenza tra a parte il, il numero stesso, qual è la differenza tra un 9.5 e un 10? Si basa solo sulla perfezione? Perché il gioco perfetto, ti rispondo subito, dal mio punto di vista, dal punto di vista di Cristiano, non esiste. Non lo so. Cioè, è complesso. È cioè, al godo fuori hanno dato 9.6. Cosa cambia dal 10? Mm. 0,4. Allora... Io mi sono sempre chiesto cosa cambi il 9.5 dal 9.7, ok? Quello che io leggo da un, da un gioco che viene votato con un 10 è il consiglio, cioè è una testata giornalistica o più testate giornalistiche che dicono che eh, premiano questo gioco come un titolo imprescindibile. Per uno che ha quella console o quelle console. Comunque per un videogiocatore più in generale, secondo me, è quella la lettura più corretta, però è anche una visione, passami il termine, un po' superficiale. Perché mh, mi sta bene se tu dai un 10 a Tears of the Kingdom, mi sta bene a patto che, però, tu mi dica anche nella recensione quali possono essere. I motivi per cui un videogiocatore può storcere il naso, per esempio la questione del frame rate, per esempio, la questione dei menu. Non hai idea di quante volte. Oppure scusami oh, se oh, ti oh, interrompo, oh, Christian. Vai, vai. Eh, un altro gioco da 10, Red Dead Redemption 2. Va bene, però, mi devi dire che, come poi hanno fatto nelle recensioni, mi devi dire che in questo gioco qua preparati, perché tu avrai dei momenti in cui cavalcherai nel nulla senza fare nulla ti sta sì. bene ok non ti sta bene ok sappi però che è un gioco sec secondo me recensore imprescindibile eh, sì nel senso io ho anche sentito tanti lamentarsi della complessità dei menu uh, Così come abbiamo parlato del frame rate, io credo che il problema più grosso di Tears of the Kingdom sia che è un seguito. Ma è che un problema o è White. semplicemente una constatazione? È una constatazione diretta che è un sequel viene da Breath the Wild, che è un capolavoro da 10, perché lì sì mi hai... è stato veramente impattante, qui no. Perché comunque è un seguito. Non sono d'accordo, cioè uh, Breath of the Wild è un gioco secondo me correttamente da 10. È un gioco, però, anche in quel caso che io non mi sentirei di consigliare a tutti a patto che essi sappiano quali possono essere delle, delle motivazioni per cui magari uno può storcere il naso, primo fra tutti. Un open world molto particolare, ok. O anche in questo certo. caso qua, o anche in quel caso lì eh, i menu e tutto quanto. Però. Quello è stato un gioco che io, quando l'ho preso in mano, ho detto: cazzo, questo gioco qua davvero eh, diventerà un capostipite a livello di storia dei videogiochi. Tears of the Kingdom lo può diventare. Eh, per dei motivi diversi, essendo un gioco in parte diverso, ma che soffre ahimè. Del fatto, come dicevi tu, di essere un seguito e quindi probabilmente sarà meno impattante rispetto a Breath of the Wild, secondo me. A livello di impatto, probabilmente sì. A livello di discussione, sicuramente no. Perché secondo me sarà ancora clamore, comunque, anche. Anche il prossimo Zelda dovrà fare comunque sia riferimento a questi in qualche modo. A meno che il Nintendo come sappiamo se ne può sbattere il cazzo tranquillamente, fare qualcosa di completamente diverso. Eh, io, dal mio punto di vista, non credo che almeno, forse a livello di vendita posso anche capirli, però, eh, non credo che arriverà neanche su un'ipotetica Switch 2. Sinceramente, io l'ho scontato. Tu sì, io no. No, perché penso che abbiano voluto proprio mettere il punto sulla Switch e dire va bene, questa è la nostra ultima cartuccia, doveva finire un po' prima probabilmente. Eh, però, boh, questo è il nostro ultimo titolo, tiriamo ancora di più le vendite dello Switch e poi annuncieremo qualcosa di nuovo finalmente. Sì, ma non, non toglie il fatto che se Switch 2 dovesse essere, eh, o comunque la prossima console Nintendo dovesse essere eh, in linea con quella precedente, quindi con l'attuale Switch. Eh, mi viene da pensare poi conoscendo Nintendo che comunque è abbastanza avara dal punto di vista proprio economico, uh -huh. eh, nessuno mi toglie dalla testa il fatto che domani possa uscire una versione migliorata di questo. Di questo, o banalmente una, una versione a distanza magari di 2-3 anni rispetto ad oggi. Che comprenderà già i DLC che usciranno di Tears of the Kingdom. E magari sfruttando eh, il nuovo hardware sarà possibile eh, giocarci anche banalmente a 60 frame. Sì, sì beh, ci potrebbe anche stare come ragionamento, però non lo so. Mh... Mi sta piacendo, sì, ho voglia di giocarci assolutamente sì. Mh, bella anche l'idea delle, delle tre mappe, diciamo, quindi che sono anche abbastanza vaste. Ho trovato anche la difficoltà più elevata rispetto a Bretto The Wild. Oh, sto, cazzo. Prendendo... sto prendendo anch'io sto prendendo. Sto prendendo beghe da tego in testa da, da, da tutti. Io siccome continuo a prendere piselli nel sedere da, da, dal primo stronzo che passa, cioè quando ho cominciato Breath of the Wild mi sono stupito della sua difficoltà rispetto ai vecchi Zelda. Come ho detto molte volte, mai mi era capitato di morire così tante volte all'inizio di uno Zelda, no? Memore di questo, stavolta sono andato un pochino più con i piedi, con i piedi di piombo, no? con Tears of the Kingdom, che però si rivela essere se non allo stesso livello, anche più difficile. Quindi, stavolta sto proprio scappando. Parco Diaz, ma più che altro io ho in questo momento ho 13 cuori, che non sono pochi, eh. Primo stronzo, La testimonianza di quante ore stai giocando. Quante ore sto giocando. Giocare. Se uno mi dà una randellata, me ne togli a 4-5, quindi ho massimo due colpi di tolleranza, poi crepo. cioè, quindi, boh, dico. Non, secondo me è tarata veramente verso l'alto la difficoltà. Mm. Complice poi anche i frame rate, che nel momento in cui ne hai 5-6 nemici aiuta. a schermo, e ciao, ne. quello diventa un po' un problema. Poi, per carità, tutte le Features nuove che Feature, hanno aggiunto le Feature nuove che hanno aggiunto eh, con l'ultramano. La sci, la chance, Come cazzo, si chiama? Eh, il, eh, insomma, tutte le, tutte le abilità nuove le sto utilizzando tante, anche divertente usarle, eh, però, ripeto: è figlio di, di Bretto The Wide, io a 10 non gliel'avrei da gliela dato. Consigliato a tutti? Sì, perché comunque secondo me è un gioco che puoi giocare sia a mio nipote di 12-13 anni, sia io che ne ho 34, quasi 35, sia mio fratello che ne ha 40. Secondo me. A livello di divertimento. Dai, mm, non sono d'accordissimo, non sono d'accordissimo. È... Cioè consigli... che io, Marco, lo consiglia a tutti? Sì, ma come dicevo prima, a patto che tu sappia determinate cose. Sì, diciamo che se ti abitui un po' a quelli che sono i menu, che secondo me tro troppi veramente oggetti a schermo a un certo punto, cioè raccogli un quantitativo di roba allucinante, quando poi devi scegliere quello che ti serve, soprattutto quando devi con con concatenare gli oggetti alle frecce. E lì diventa uh, delirio, e poi il, il frame rate si sì, è, è devastante. Poi c'è gente che non se ne accorge neanche eh, per carità. Allora posso dire una cosa: sabato io l'ho cominciato, no? E la prima, eh, il primo mh, aspetto che mi ha colpito purtroppo negativamente è stato proprio il frame rate, no? E soprattutto perché arrivavo da diversi giochi giocati sulla, su PlayStation 5 o Xbox a 60 frame inchiodati, e quindi cazzo, questo, questo scarto verso il basso lo noti in maniera importante. E cercavo di tamponare questa, questa situazione con la funzione del, del mio televisore che ti aumenta un po' gli Bravia. FPS. Bravo, bravi, bravio. Ehm, Bravia, bravio, bravio. Perfetto. Eh, con il rovescio della medaglia, che nel momento in cui poi passavo a giocare in portatile, cioè, mi sembrava che gli FPS fossero ancora meno rispetto al, all'effettivo valore. No, boh, okay. ci sto giocando quindi da 4-5 giorni. Nel weekend ci ho giocato tanto, eh, tra lunedì e martedì e stamattina, un po' meno. Ti dico la verità, questa sensazione di frame rate basso, le, cioè mi sto abituando, quindi non l'avverto più eh, così tanto presente. Mm, a patto però che non incappi in una di quelle situazioni già citate da te, cioè tanti nemici a schermo, che comunque appunto sto eh, evitando con la tattica del coraggio scappiamo, ma banalmente quando guardo un cazzo di di albero pieno di foglie... li gratta... Li gratta. Sì, poi sono stati anche bravi... nel momento in cui tu vai a sbloccare... la, la mappa di zona... senza far spoiler un po' l'Assassin's Creed style... Sì, no? come era in Breath of the Wild... Eh, come era in Breath of the Wild... nel momento in cui poi... ti, ti butti di sotto... in determ determinate zone dove c'è vegetazione, vedi poppare alberi a manetta, cioè, però sono stati bravi a mascherare un po' sì. il, frame, il frame rate in qualche modo. Però se ci sono de te, mh, delle zone in cui dici, vabbè, me la faccio passare, tanto so che così, certe zone oggettivamente dove devi portare a termine un incarico e non è colpa tua, che muori dove non è colpa tua, quello è abbastanza frustrante. Sì. Quello, quello sì che è un problema. Mm. Che tra l'altro non è il primo gioco che gioco in cui muoio non per colpa mia. Ok? Quindi io mm. non sto crocifiggendo Tears of the Kingdom, ci mancherebbe altro. Mi dà fastidio però che venga fatto passare come il titolo perfetto. E che non vengano quantomeno eh, citate queste situazioni. Se devo trovare una risposta nobile, alle, ai dieci dati sulle varie rigazioni, non tirami fuori teorie del complotto. Eh, porca troia, no, okay. no, ti posso dire che eh, il livello tecnico. 10 è un voto politico, lo sappiamo, il livello tecnico, la grafica è subordinata a quello che è il gameplay, il gameplay da 10, quindi gli do 10. Mannaggia, potrebbe... Mannaggia eh, la Madonna. Mannaggia Dio, sì. sì. Ma io sono ma... d'accordo. Però, figa. Pensieri, allora, certo, eh? Cristo, qua non è questione di complotto, ma di sudditanza di fronte al titolo che c'è su quella cazzo di copertina. Perché? in determinati giochi, nella stragrande maggioranza dei giochi, la grafica viene vista figa come la cosa principale, è sempre stato così, Cristo, con questo Zelda no, non si può fare. Ma non... e ripeto, perché deve essere chiaro, non sono qui a dire che la grafica debba essere il punto focale, perché Zelda è sempre stato un, una, un brand, un IP eh, che non puntava sulla grafica. Che non puntava sulla grafica, non puntava sulla narrazione, eccetera. Però Cristo nemmeno da, da farla passare in secondo piano. Anche dal punto di vista della narrazione. Ho sentito critiche. Eh? Allora mi viene da pensare che è il primo Z che giochi. <ride> che è Può essere. Sì, come quelli che figa fanno i paragoni porco Diaz con, con The Last of Us, cioè folia! Sì, 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 ma sì, noi ne ho sentite parecchie di critiche completamente a caso l'unica critica che veramente gli posso dare è al comparto tecnico in questo momento e l'accessibilità dei menu quello sì, però questo basta a farmi scendere il voto da figa da 10 a 9 sì sì cioè valuta tu, cioè... Per, per me 10 è la perfezione perfezione è perfezione, tecnico, gameplay, sonoro, comparto artistico, è tutto quello che vogliamo metterci più, ovviamente, quello che darà il gioco anche all'industria e ai giocatori per tanti anni a venire. Che non significa contenuti. Ma su significa... questo io invece non sono d'accordo, Christian, perché a parte mh, non lo so dei geni o persone con una spiccata intelligenza, quindi sottoscritto in sostanza cioè ripeto in breath of the wild eh, ho subito avuto la sensazione che sarebbe stato un gioco importante ok eh. però io non posso dare un voto ad un gioco pensando al fatto che un domani potrebbe come poi è effettivamente è successo fare scuola cioè così come trovo normale ma sbagliato sostanzialmente dare un voto ad un gioco ad un seguito, paragonandolo al precedente, ha ancora meno senso che io dia un voto e che recensisca un gioco pensando al domani. Sì, sì, c'è cioè già chi. Quella lì è una, sostiene... è una sega mentale che mi faccio io. C'è cioè chi già lo sostiene come Goti, come, gothi, come se, se alla fine i Goti fossero veramente poi importanti. Cioè. Interessano a loro, non interessa che il gioco sia bello, però chiaramente se, Dio, se Starfield magari esce che è una Madonna santi Dio, probabilmente. però eh, Chiaramente, il Tears of the Kingdom potrebbe essere già oggi i goti di, di quest'anno, nonostante. o Final Fantasy, non so. Uff, però c'è cioè, chi lo paragona anche cioè, ma Cristo di Dio ma siamo diventati scemi ecco cioè, per dire bravo ma perché? perché è un fantasy? Tu, perché? Tu hai citato, perché è hai giapponese? Hai, hai citato Starfield no? di mh, Bethesda per me uno dei precedenti giochi a mia memoria che per cui ho detto ecco secondo me questo gioco farà scuola è stato Oblivion che tra l'altro non ho giocato, ma per cui mi ero informato e tutto quanto, no? E si è visto come in seguito anche altri pi, quindi non solo Skyrim e compagnia cantante, Fallout, eccetera, abbiano eh, appreso da Oblivion, forse anche prima dal da 3 Morrowind, eh, abbiano attinto da certe dinamiche, no? Io però faccio molta fatica a pensare che possano attingere da Tears of the Kingdom. Anche perché cosa, come puoi attingere? Cioè, o che ti metti a fare un gioco uguale in cui incolli gli oggetti, se no, non lo so. Il concetto è sempre eh, a, a cosa stai paragonando un gioco. Wow, no, Nel senso, Grazie, Scarry. Eh, eh, Scarry mi ha fatto scuola per eh, il suo essere vasto, il, il suo gameplay, le sue quest, quest che eh, possono essere risolte in più modi. Ma quali quest? Quali quest? Queste. Eh, Queste. Eh, 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 eh. eh? come? Per? Eh, e ha ancora una fanbase assolutamente di tutto rispetto anche perché ci creano mod allucinanti dietro per carità, poi io ho giocato una volta sola a Skyrim quindi non sono la persona più idonea a parlarne però... L'hai giocato però... una volta sola quindi non, cioè bisogna giocare Skyrim 27 volte per, per parlarne eh, vabbè, non è che... Non è che mi abbia preso neanche così tanto, a dirti la verità, eh, però sono gusti personali, però mi rendo conto che quantomeno da quando è uscito Skyrim ha eh, ancora un seguito rilevante, quindi ha avuto sicuramente un impatto a livello videoludico, sicuramente, così come Morrowind così come Oblivion. Questo, ti posso dire, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, non lo so proprio perché è un seguito, però se in, per quanto riguarda Oblivion e Skyrim forse aveva senso fare il paragone, qui sono giochi comunque usciti con qualche anno di scarto, per carità, però la formula è quella. Non so se mi sono spiegato, sì, 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 forse no. C'è un'affermazione una, un di DOS87 che è interessante, che dice, Marco, io lo so che ti incazzi, vabbè, questo mi incazzo sempre, ma quando, si giudica, quando si giudica un titolo per Switch, eh, i limiti della console vanno tenuti in considerazione. Al limite, possiamo obiettare il fatto che, consci di questo, Nintendo dovrebbe sviluppare titoli che non spingano oltremodo i limiti della console, proprio per evitare... Questi difetti tecnici di cui Zelda chiaramente soffre. Forse per questo molte recensioni non hanno tenuto conto delle problematiche tecniche. Secondo te è giusto quello che dice DOS 86? Questo mi fa. Allora, rispetto per DOS, però questa cosa mi fa un po' incazzare. Perché mi sembra il ragionamento inverso a quello che è stato fatto per Pokémon. Del tipo è uscito Pokémon scarato e Violetto. Io non l'ho giocato, per carità, ma i miei amici che l'hanno giocato hanno detto. È una merda, ok, fammi vedere. Effettivamente è una merda eh, perché è vuoto, perché graficamente fa schifo, perché, mh, perché nulla è esplorabile per mille per mille motivi che, che, che andrebbero argom argomentati diversamente, la risposta a a Queste critiche state: e eh, vabbè, ma l'hardware qui abbiamo dovuto lavorare è Switch, Si sa che switch è vecchia, capito? Vorrà farlo uscire diversamente. Cioè, se cioè. mi devi far uscire una merda, farmelo pagare e poi dire: e eh, vabbè, ma noi abbiamo fatto il possibile per carità. Ok, ma cioè, Tears of the Kingdom sarebbe potuto uscire sicuramente meglio di così su un altro hardware. È chiaro che va tenuto conto l'hardware dove gira, è chiaro che non posso pensare che posso uscirmi una, una grafica ottimizzata alla PlayStation 5. Ok, però il fatto che il gioco poi abbia così evidenti problemi di frame rate, così crash o cose che me lo rendono sotto certi punti di vista frustrante, non ingiocabile ma frustrante, quello è da tenere in considerazione. Esatto. Io rispondo alla domanda, all'affermazione di DOS 87, prendendo, partendo da un altro commento di Dev10X che dice: Se non prendiamo i limiti delle console, i voti di switch dovrebbero prendere tra 0 e 3 massimo. Allora io non la vedo una. Mh, cioè io non do un giudizio a questa cosa, cioè o è tutto bianco o è tutto nero, autocitandomi. Cioè, secondo me bisognerebbe anche cercare di mediare la cosa, perché non è vero che se non teniamo conto eh, dei limiti di Switch allora i, i voti dovrebbero prendere tra 0 e 3. Non ha senso questa cosa. Però al tempo stesso non posso nemmeno dire, e eh, mi, eh, mi ripeto, che questo gioco è perfetto Cristo per l'hardware su cui gira e va bene perché spinge al massimo l'hardware di Switch va bene ma non posso calcolando cazzo che siamo nel 2023 non tener conto di determinate cose figlie dell'hardware figlie di un motore grafico già esistente figlie della mentalità di Nintendo che difficilmente cambia forma mentis che nel 2023 cazzo sono fuori tempo massimo questo voglio dire. Sì, poi se eh, volessimo essere un attimino più romantici dal punto di vista, eh, se io dovessi dare un 10 ad un gioco, cosa che io oggettivamente non farei mai, glielo darei sempre in base a, a quello che vuole comunicare, non a livello di storia o a livello di sensazioni, però se devo prendere un elastovaz, narrativamente parlando di coinvolgimento, ci potrebbe anche stare un 10. Ma scusate, eh. Scusami, a livello Christian. di gameplay, Vai. Zelda ci può stare come 10, però va preso il gioco in tutti su i suoi aspetti, ovviamente. E quindi da lì poi c'è quello che è più carente, la... So la Soggettività, anche perché a me, tramite Lastovas, può anche far cagare. Cioè, eh... Vabbè, quello ovviamente è un, un discorso è... che si basa esclusivamente sul, sulla soggettività. Vabbè, è, è una banalità, quella, però c'è anche da tenere conto quello. Cioè, cioè, a me il gameplay di Z può fare oggettivamente, Vabbè, soggettivamente cioè... cagare. Vabbè. Vabbè, non staremo qua sì, a parlarne cioè, ovviamente però DOS 87 rincara la DOS dicendo Marco possiamo essere anche nel 2030 ma se l'hardware è quello è quello ma non è vero, cioè, non è una questione di hardware, mi spiego non so se vi, vi capita eh, ogni tanto aspetta che qua sta per arrivare il diluvio anche a Cremona eh, anche vi, non so se vi capita ogni tanto di leggere di qualche di sviluppo pazzo, per non dire di una singola persona pazza. Che oggi nel 2023, diciamo, fa uscire un gioco per Commodore 64, per NES, robe così, no? Capita di leggerle. A volte questi giochi vengono recensiti. Boh, trovatemi un 10 cazzo tra questi giochi. Non è possibile, non è possibile, cioè, l'hardware è quello, ok? Ma siamo fuori tempo massimo, possono essere delle operazioni simpatiche, ovviamente io sto estremizzando la situazione, ok? Però va bene, se l'hardware è quello, è quello, ok. Ma io ripeto, non mi sto soffermando esclusivamente su dei limiti tecnici, ma anche limiti del concetto del gioco stesso. Fatemi degli esempi a livello tecnico da 10 dell'Astovas 2. Per me è stato un gioco incredibile pensando a quando è uscito, pensando alla console su cui è uscito, e pensando a quali eh, altri titoli hanno accompagnato il periodo finale di PlayStation 4. Ah, sì, avrei risposto la stessa cosa, era sghiso così, però eh, The Last of Us 2 è stato tecnicamente incredibile, sicuramente. Cioè, che vuoi dire da pure un punto di vista? Poi altre, per ha altri problemi. Quel gioco però. Ci sta. Eh, ripeto, eh, quello poi diventa poi soggettività. Certo. E la soggettività, anche nelle recensioni, va anche presa in considerazione perché comunque la scrive un tizio che, come, come, che, può, essere, eh, che può essere uno tra me e te. Cioè, quindi Secondo me ci deve essere no? Come fai ad estraniarti completamente da un'opera Come tale Tu la stai giocando la stai, la stai vivendo in un certo senso Come fai a dire No questo gioco eh, Questo gioco guarda Io gli darei tot cioè, Se ti è piaciuto veramente tanto Ad un altro può piacere meno cioè, Quindi il voto sicuramente va a, va a influenzare anche quello eh. Poi teorie del complotto io non ne voglio neanche vedere perché sicuramente fa piacere vedere no, sulla copertina certo. link che si butta giù con tutti i dieci e compagnia cantante, per carità, però cioè, ci, ci può stare anche che gli diano dieci perché secondo loro è meritato, eh? non è che ci deve essere. C'è Paige Wants che fa una domanda un po' provocatoria. Se a Link to the Pest, che è senza dubbio il mio eh, Zelda 2D preferito, se a Link to the Pest uscisse oggi esattamente come era ai tempi, come una specie di operazione di quelle che dicevi prima, secondo te prenderebbe gli stessi voti dei tempi? Assolutamente no. no. Assolutamente no. no. No, perché il gioco va sempre contestualizzato al momento in cui esce. E va recensito così come ti viene dato. Se ipoteticamente domani mi esce una patch che va a risolvere il problema del frame rate, a come è successo con Bretto the, the Wild, tra l'altro, come è successo con The Wild, non è che Tirsus of... of the Kindle prende 10.5, eh? sempre 10 eh? perché è uscito, è stato recensito, poi se è stato migliorato postumo, amen, però. Eh, così come Nomen eh, di... no Sky, non so se ti ricordi Nomen Sky, quando era uscito era un disastro, poi l'hanno migliorato per carità, ma quando è uscito era una merda mm. e va recensito nel momento in cui esce. Punto. Secondo voi c'è stat stato tanto dibattito interno in Nintendo per scegliere se aspettare la console nuova oppure no? Perché il farla uscire ora comporta certamente sì vendite maggiori, ma anche un impatto culturale videoludico maggiore. Eh, secondo me no non c'è stato nessun okay. tipo di dibattito per il semplice motivo che il gioco tra virgolette in parte era cioè non era un gioco da creare ex novo in parte esisteva no. già quindi sapevano che bene o male cioè eh, si potevano spingere soprattutto a livello di fisica in determinate maniere ma eh, fino a un certo punto diciamo no e così è stato ma nessuno mi vieta di pensare, come ho già detto prima, che questo gioco uscirà ancora. Eh, sulla prossima console. Quello sarebbe da, da capire. Anch'io dovrei mettere la luce. No, vabbè, eh, quello sarebbe ancora da capire. però sicuramente, secondo me, Nintendo sta ancora pensando alle vendite di Switch in questo momento. Eh e Tears of the Kingdom secondo me è il, il gioco che li porta poi a rivendere cioè Switch in questo momento è era già stravenduta prima, figurati adesso con Tears of the Kingdom quindi loro chiaramente ancora puntano ancora su Switch, non so ancora per quanto perché non lavoro in Nintendo però eh, domanda che invece ti faccio io qual è secondo te il futuro Vai. di Zelda? Cioè come ti aspetti il prossimo capitolo di Zelda? È complicato. Eh, È complicato so. perché... Se, ripeto, se vuoi delle tar... domande dal cazzo eh, vai eh, in un'altra live da... No, non faccio nomi. <ride> da? Prego. No, eh... cioè... Eh... Credo che sia stata una domanda da, da porsi anche con Ocarina of Time no? Nel senso cioè, Lì si è arrivato in un certo punto In cui si è detto cazzo è adesso E adesso Bella domanda Nel senso che Nintendo da quel lato è talmente imprevedibile Cioè nel senso Ti può fare un gioco totalmente Io ho sentito Di, di news che parlano Di uno prossimo Z in 2D se fosse in 2D. Ma no, vabbè, ma, se, ma lascia perdere il fatto che possa uscire un altro zendino vecchia scuola. Va bene, ok. Io parlo dei 3D. Dai 3D. Non ti saprei rispondere. Ma no, perché, perché oggettivamente sei arrivato a un tale livello di, di perfezione a livello di gameplay. Che trovo difficile anche immaginarmi qualcosa di meglio di così. Ehm. Cioè, o mi ampli la formula ancora e ancora, o viri completamente sul brand. Dio cane, figa. Mr. Waderas, sì? ma chi fra me Christian <ride> ha detto che rende l'esperienza di gioco insopportabile, tale da rovinare il gioco? Ostia Madonna, no, rovinare Ma questa no, roba qua, figa, mi fanno girare i coglioni. Chi cazzo ha mai detto questo? Vabbè, rovinare no. Io, se devo fare un, una, una previsione, non mi aspetto un terzo gioco ambientato ancora in, in questo contesto. Eh, non mi aspetto nemmeno un gioco... Ehm, vabbè, è legato a quello di prima. Cioè, non mi aspetto un gioco che vada ancora a cambiare... Cioè, mi aspetto un gioco che vada a cambiare totalmente la formula di Zelda. Cioè... Uh, abbiamo visto che Breath of the Wild e Tears of the Kingdom hanno in comune diversi aspetti, ma comunque Tears of the Kingdom cambia molto sotto certi punti di vista. Ecco, il prossimo Zelda è un aspetto totalmente nuovo, sì, sì, sì quello sì. Mm, il come lo lascio per fortuna a loro, perché io non saprei neanche dove mettere le mani, cioè anche solo concettualmente. Quindi. Cioè, penso che sia stato già per Nintendo difficile staccarsi da quello che era Ocarina of Time, in, 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 senso, in, in senso positivo. Nel senso che il gioco era una bomba e lo è ancora. Eh, però, cioè, rivoluzionare di nuovo i brand. Eh, ostia diventa complicato. Eh. Beh, Cristo diventa complicato, però. Adesso mm, con il hardware nuovo, magari mi permette di fare cose nuove, quello sì, mm, quello potrebbe essere. Ma proprio a livello di feature eh, della console, che magari si inventa qualcosa. <coughs> e sicuramente Nintendo, quella che potrebbe tirar fuori dal cilindro qualche idea, magari anche dal cazzo. Eh? però eh, mentre i competitor li vedo sempre, sempre maggiormente. Eh, fissati sul, sul classico, cioè su un'evoluzione generazionale basata esclusivamente sulla potenza, eh, Nintendo è l'unica da cui mi posso aspettare dei, dei cambiamenti anche mh, su altri versanti. Ecco. Um, non so se questo passaggio generazionale sarà quello in cui vedremo grossi cambiamenti da questo punto di vista. Mi aspetto un un, uno Switch 2 molto in linea col precedente, ecco. Sì, sì. Cioè, a meno che non ce la mette totalmente nel culo e eh, ci crei una console completamente diversa, cioè, ricordiamo che dopo Wii è uscito Wii U, uh, sì, Wii U. Ma, cioè, sai, eh, no. Io, se devo essere sincero, il... che, eh, ai Nintendo miei molto... fini, ai miei fini, il Wii U non è stata una console fallimentare, cioè no. Io i bei giochi su Wii U li ho giocati. Primo, pochi purtroppo, ma li ho giocati. Mi è spiaciuto vedere il Wii U che si era eh, proposta come una console con determinate specifiche, che poi stringi stringi non sono state confermate dal, dal lancio in poi praticamente. Una console solo cloud? Ma no, ma no, ma no, non è no, Nintendo no. che pensa a una no, cosa. Intendo del solo cloud, ah, va. no, non credo. Credo che punteranno ancora sulla questione portatilità, perché comunque è il, loro, il loro target probabilmente di riferimento, quindi faranno qualcosa di ibrido sicuramente, di nuovo. Avrei qualcosa legato a. I, i, i sensori i controller di movimento oppure il, il controller qualcosa di un pochettino più interattivo ma... oppure semplicemente mi fanno uno switch eh, potenziato a livello hardware ma non ci aspettiamo i 4k nativi 60 frame per secondo e, e tostapane incorporato quello poco ma sicuro Mr. Waderas eh, butta giù ancora un altro carico pesante che dice se con Switch Vada. 2 si potesse sfruttare il doppio schermo stile Wii U sarebbe bello secondo me. Mm, a me no, non è una cosa che attira anche perché se tu mi parli di doppio schermo mi stai praticamente non dico obbligando ma suggerendo o invitando a giocare in modalità tv e mi va contro l'idea dello switch cioè lo switch eh sì. vive del suo essere ibrido perché ti dà la stessa esperienza di gioco indipendentemente dal fatto che tu ci giochi sul tram o eh, nudo sul tram o nudo sul, eh, sul sul divano di casa tua nel momento in cui mi dai delle opzioni in più con un doppio schermo quindi con televisore i display del, della consola mi si sminchia la cosa, però dipende anche dal gioco. Eh? Nel senso che, in Awakening, io l'ho giocato prettamente in modalità portatile, e ci poteva anche stare per il tipo di gioco che è eh, Bretton of the Wild, the Tears of the Kingdom. Lo gioco eh, esclusivamente solo sulla su TV con il dock ci giocherei in modalità portatile solo se mi sto cagando addosso allora in quel caso vado, vado di portatile mm. perché tu comunque hai detto che finora le tue 40 ore le hai giocate tutte in modalità tv sì, è, è una qualcosa. settimana che non praticamente esattamente sì, sì, sì. <ride> <ride> infatti dopo la live mi sa che vado a cagare con lo switch bene Switch Amore. 2, 2K, 60fps display OLED HD così sarebbe la console perfetta dipende, vediamo a che prezzo vai a chiedere a Nintendo quanto gliene fotte della, della grafica mm, sì e no non gliene fotterà dalla grafica però deve comunque smetterla di scendere a compromessi cioè deve cambiare generazione. con se stesso certo. certo certo però diciamo che tra eh, i suoi più grandi competitor che sono xbox e playstation adesso abbiamo eh, xbox che ha una identità abbastanza definita abbastanza fermata definita che è quella del game pass playstation ancora non ho capito dove vorrebbe bene andare a parare Nintendo punterà sempre sulla portatilità, sui suoi brand, sui suoi giochi ed è bene che faccia così, guarda quanto cazzo sta vendendo. Cioè tra i due litiganti, come si dice, il terzo gode. Eh? Quindi... Sì, il terzo gode e sono curioso di capire come proseguirà eh, questo godimento e soprattutto come proseguirà l'avventura la, di Nintendo a livello di posizionamento nel, nel mercato videoludico, perché... Per quanto eh, io abbia amato quest'ultima quest generazione Nintendo, molto più del. Ah, praticamente. Io credo che questa sia stata la generazione Nintendo più bella dal Super Nintendo. Che? E credo di parlarne a con cognizione di causa. Anche lui, eh? No. No, no, per carità di Dio. Cioè, il Wii è stato un, un bel, una bella parentesi particolare, eh, caratterizzata da dei giochi che mi sono entrati nel cuore, ma troppo pochi rispetto alla durata della, della generazione, e troppo, passami il termine, stupidi, basati su dei controlli mh, allettanti se vogliamo anche innovativi perché quantomeno non si erano visti prima ma assolutamente idioti applicati alle, alle serie che io ho sempre amato cioè io ho goduto nel rigiocare a super mario eh, galaxy con dei controller cri come cristo comanda eh sì e... non mi ricordo più cosa stavo dicendo Ah, sì, che eh, lo Switch è stata la generazione Switch è stata eh, apprezzata moltissimo dal sottoscritto, ma già sulla fine eh, di quest'ultimo periodo di vita di Switch eh, notiamo, abbiamo notato tutti, la, la nascita di Competitor poi Competitor che si basano su. Uh, idee e concezioni completamente diverse e anche a dei prezzi totalmente diversi però se sei anni fa lo switch era l'unica con console portatile che ti consentiva determinate cose oggi comunque non è più così vedremo più che altro <clears throat> bisogna capire in futuro come sarà Oggettivamente ti pongo una domanda, oggi come oggi una console come Switch, sempre partendo da una, come, come Wii addirittura, farebbe presa come, eh, come, gli, come fu ai suoi tempi? Cosa intendi oppure, come Wii? Come Wii, quindi con i sensori di movimento, con... Eh, magari ibridata qualcosa di portatile secondo te farebbe presa ma fa ma cioè, secondo me no no N cioè, calma no nel momento in cui arriva Will Smith con la sua bella minchia enorme ci spara flash a tutti quanti e ci dimentichiamo dalla parentesi videoludica degli anni metà anni 2000 quindi con questa moda imperversata sui controller di movimento e quindi Nintendo mi lancia uno Switch 2 per la prima volta con controller di movimento e quindi magari tutti cadono nel trappolone del. Ah, cazzo, questa è la novità. Questo è il futuro. Magari ti, potre... ma... ti immagini se anziché uno Switch, uno Switch 2 ce la mettono nel culo e ci presentano un Wii 2, ah, <ride> ma fa assolutamente. Cioè, non dimentichiamoci ragazzi che la generazione Wii ha portato. Una quantità di soldi assolutamente importante nelle casse di Nintendo con cui poi sono riusciti a rimanere a galla anche durante la generazione fallimentare di Wii U, tra l'altro, mm. non dimentichiamoceli: supportati da due, console, due generazioni di console portatili fenomenali: DS e 3DS, ma e la generazione Wii è stata fallimentare perché l'85% delle persone che ha acquistato Wii ha acquistato Wii e forse Wii Sport. Wii, Wii, Wii Fit, quelle cagate lì. Sì, fair, Ma da per lì il resto vale, il Wii è stato la console che faceva girare Wii Sport. Stop. Sì, sì. Compreso il mio padre che si giocava. Da Wimbledon. Eh? Va bene. Cristian, è giunta l'ora... Del nostro commiato, sempre un piacere, eh sì, Marco. lo so che è sempre eh, un piacere sì. parlare con me perché anch'io guarda. Se potessi, me lo succhierei, va bene? Beh, sono... <ride> con questa chiusura finale di un'eleganza, direi. Eh, tipica di questo tipica. tipica di questo di questo canale io ti ringrazio e ti auguro buona grazie serata te, e buone voi. 40 ore da qui a domani altre 40 ore da qui a domani dopo la pausa cagata si sì, perfetto e grazie anche per aver chiuso con questa con ribadire grazie, questa beh. immagine meravigliosa ciao cristian grazie mille ciao a tutti ciao ciao marco opla allora Cagate a parte di Christian e non, uh, io vi saluto, vi do appuntamento, a... aspetta, che mi è arrivato un messaggio di chi? Di mia mamma, perfetto. Um, vi do appuntamento a venerdì venerdì con il bel Thomas. Con uh, argomentazioni varie, ma che ovviamente partiranno ancora. Da, da queste ore di, di zelda a me questo periodo in cui si parla praticamente esclusivamente di zelda sta piacendo molto perché è comunque è un titolo che per diverse sfaccettature consente un dibattito più cioè piuttosto vivo piuttosto acceso io vi ringrazio aspetto un attimo vi auguro buona buona serata ovviamente buona eh, buon, buon proseguimento anche di Zelda e ci vediamo venerdì. Ciao a tutti e grazie.